allora, avevamo chiuso la stagione, poi Filippo Verzi che insiste, dice, ma io devo stare al mare, non riesco a stare al mare, dobbiamo continuare perché questa è una fase Pure delicata. ad agosto continuiamo. No, no, ci fermiamo adesso. No, Ci fermiamo il 29 di luglio. sì, ci fermiamo perché sennò poi non riusciamo a Quindi ricaricare diamo le per certo ai nostri... Di Cioè, certo, di sicuro, non nella c'è vita niente. non c'è Vabbè, niente, perché tu potevi mai immaginare tutto quello che è accaduto poi in Calabria un anno fa, 2 anni fa? No, ma soprattutto c'era secondo me un problema vero, per rispetto dei nostri ascoltatori, di riequilibrio politico, perché negli ultimi tempi ci eravamo troppo occupati del PD, per colpa tua Per ovviamente, colpa mia, perché per certo, colpa mia? perché ti sei affezionato a questa storia delle Ma è primarie, a bella questa storia questa storia, delle... però. E ti posso dire come la penso? No, non te Ah lo no, dico. scusa, c'è l'onorevole No, non te Chiappetti, lo che dico. c'entra con le primarie del No, PD, ecco. intanto lo salutiamo. No, ti dico questo, ti dico che il 4 di agosto il Consiglio regionale darà il via libera alle Alle primarie primarie per per legge, sì. legge. Quando io scrissi questa cosa, questo emendamento, mi chiamano due consiglieri regionali, i quali mi dissero, ma sei impazzito, ma che cosa scrivi? Le primarie per legge è una cosa finita. Invece io pensavo, dico, ma forse c'è la possibilità di rallacciare le cose, perché il PD ha necessità. O Di allungare il brodo. no? Ma innanzitutto grazie per aver pensato a me della serie Dulcis in fundo, perché mi pare di capire che Sì, questa è l'ultima sì. trasmissione, quindi anche questo è un riconoscimento secondo me a quello che è il mio impegno pubblico, insomma, quindi sono grato sia al direttore sia al dottore Veltri. E detto questo non c'è dubbio che in occasione della ultima conferenza dei capigruppo il PD in maniera ufficiale, nel senso che ne ha parlato in sede di conferenza dei capigruppo, ha ritenuto di presentare all'attenzione della conferenza dei capigruppo e quindi anche all'attenzione del Presidente del Consiglio regionale una proposta di legge modificativa rispetto alla proposta delle primarie, che lo vorrei ricordare, venne introdotta in occasione della ultima consiliatura ad iniziativa di quella maggioranza che allora era di centrosinistra. Dello ieri, diciamo. Di Lo Iero per intenderci, Lo Iero Bova. Quindi voglio dire, ha ritenuto di presentare questa proposta chiedendo che la stessa conferenza dei capigruppo desse il via libera per poterne discutere in consiglio. E questa tende ad allargare i tempi fisiologici e previsti dalla normativa vigente, legandoli a quelli della vera e propria consultazione Che elettorale, sarà senso. quando, onorevole? Ma io credo che ormai è Presumibilmente, scontata diciamo. nel mese di novembre, non si comprenderà bene, non si comprende ancora bene quale sarà la data vera, Io la data non sono precisa. d'accordo. No, io sono d'accordo, anche perché lo abbiamo detto in epoca non sospetta, Perché adesso, io mi scusi, lo... perché No, prego. adesso il nostro destino, destino come Calabria, è strettamente legato a quello dell'Emilia-Romagna. Ma Allora, io credo... Squerrani ancora non si è dimesso, diciamo, ha detto vediamo, devo verificare un po' di cose, devo chiudere un po' di... Filippo, non parli, eh? No, Non io credo che parli. invece, nonostante tutte le cose che si stanno dicendo, io sono d'accordo con l'onorevole Chiappetti. Secondo me non si andrà oltre la metà del mese di Io ti novembre porto perché... un'indiscrezione, ti riporto un'indiscrezione. Cioè a In dire... ambienti romani, sia il centro-sinistra che del centro-destra, Fisserebbero la data per le due regioni non è a stata marzo. scartata l'idea di farli andare entrambe le regioni al voto a Io spero marzo. che questa Io, così, è un'indiscrezione. indiscrezione non sia vera, anche perché noi abbiamo ribadito, l'abbiamo detto pubblicamente, l'abbiamo detto alla Calabria, l'abbiamo detto alla gente, l'abbiamo detto in consiglio, che il Consiglio regionale con l'ultima seduta di giugno di fatto è formalmente sciolto. Questo sta a significare, anche per spazzare via i dubbi rispetto a quelli che continuano a fare dietrologia e capiscono bene, e capiscono poco rispetto anche a quelli che sono i meccanismi e gli ingranaggi naturalmente che dovrebbero anche leggere, il Consiglio regionale avrebbe potuto riunirsi, così per come sta facendo, solo per motivi di pratiche indifferibili ed urgenti. Di fatto il Consiglio regionale è sciolto, comprenderà bene, direttore, lo dico anche al dottore Veltri, quindi io capisco bene che è questa l'idea che bisogna farsi, che
può assolutamente essere concepito che si possa andare alla scadenza ordinaria e naturale, perché ne perderemmo tutti in credibilità e in autorevolezza. Se vogliamo fare se vogliamo dare un premio a coloro i quali stanno soffiando sul vento dell'antipolitica, che si accomodino pure coloro i quali pensano che si possa andare a votare l'anno prossimo. Non avevo già io sono riferito un'indiscrezione. Sì, ma io spero che non sia vera questa indiscrezione. Io credo che ognuno dovrebbe dire le cose così per come sono. Allora io lo dico nella mia qualità di capogruppo e anche di consigliere regionale, ma di cittadino calabrese. Sciolto il consiglio regionale il 5 di giugno, è assolutamente impensabile, e lo sottolineo, assolutamente impensabile, che si possa pensare di andare a votare la prossima consigliatura. Io sono convinto, appunto per fare in modo che possa essere compresa la elezione del consiglio regionale della Calabria in quella che è la giornata dell'election day, che si possa trovare una soluzione, d'accordo naturalmente con il governo, perché possa essere accorpata alle elezioni amministrative che si faranno nel mese di novembre, sia essa il 9 o il 16, voglio dire, una di queste due date, a mio parere oltre questa non si può andare. E sulle primarie invece voi come, che linea avete? Sulle primarie il nuovo centrodestra da tempo ha detto che ritiene che sia una soluzione adeguata e idonea rispetto anche a quello che si è verificato traumaticamente, vale a dire la fine anticipata della consiliatura per fatti esterni alla vita di questo consiglio regionale. Forza Italia, una parte di Forza Italia locale, lo vorrei sottolineare, anche una parte di Forza Italia locale lo gradisce questo strumento di partecipazione democratica. A livello nazionale, lo vorrei ricordare prima a me stesso e poi a chi ci sta seguendo, che Toti, che è il consigliere politico in questo momento, una delle persone più vicine al presidente Berlusconi, ha aperto alle primarie anche a livello nazionale. Allora io dico, se questo ragionamento va bene a Roma, non capisco perché non debba voler andare bene anche in Calabria. Io sono abbastanza fiducioso invece che poi alla fine si possa optare per questo strumento, che in questo momento a mio parere dà la possibilità di avere una partecipazione democratica la più ampia possibile. Quindi voi non siete, per dire, all'interno della coalizione, perché settori di Forza Italia locali spingono, per dire, essendo noi il partito di maggioranza relativa, diciamo, dentro la coalizione, spetta a noi di indicare il candidato futuro presidente. Ma questo, se, come dire, se si andava verso la scadenza naturale della consiliatura, avrebbe potuto rappresentare anche un elemento di valutazione e di riflessione. Fra l'altro ci sarebbe stato un presidente in carica e credo che il problema non si sarebbe posto. Adesso siamo in un momento diverso rispetto a quella che sarebbe stata la fine naturale della consiliatura. Sulla base di che cosa dicono gli amici di Forza Italia questo? Probabilmente sulla base anche dell'esperienza europea. Sulla base dell'esperienza europea io credo che si debba registrare anche il risultato importante che il nuovo centrodestra ha avuto in Calabria, e credo che su questo bisogna ragionare, però credo che questo non sia il momento di accapigliarsi rispetto a quello che è l'appartenenza alle singole forze che compongono la coalizione. Io credo che questo sia un momento di condivisione di un obiettivo. Io credo che bisogna far salve le cose positive che pure ci sono state in questi 4 anni, certo naturalmente intervallate anche da qualche negatività che c'è stata soprattutto negli ultimi tempi, però io credo che sia il momento in cui bisogna fare squadra, bisogna fare rete, bisogna fare coalizione, che credo che sia questo lo spirito della condivisione dell'obiettivo, e andare insieme verso uno strumento a mio parere il più partecipato e il più democratico possibile. In questo modo io credo che le primarie vadano in questa direzione. Lei è elegante ed abile, no? Allora usciamo da questa, no? Andiamo da questa abilità, da questa eleganza, andiamo nel cuore del problema, perché qui si tratta di stabilire se il nuovo centrodestra ha la forza in Calabria di imporre un suo candidato, perché Forza Italia gli ha già detto: stai calmo, tocca a noi. Aspetta, noi. Ha fatto già i nomi. Noi siamo così, ha messo già in campo i nomi. Il nuovo centrodestra, mi pare che da qualche dichiarazione che ho letto abbia quasi, non dico accettato, ma non abbia opposto resistenza. Non ha opposto resistenza. Ma fai i nomi e fai i cognomi. Se è un attimo solo. È un attimo solo. Intanto fammi sentire questo passaggio, che è importante. Io credo che atti di prepotenza non possano essere accettati. Perfetto.
possono essere accettati, nel senso che se si sta insieme in una coalizione si devono creare le condizioni perché si ci possa stare. Se non andate a sinistra poi. No, assolutamente no, poi voglio dire, insomma, la mia storia sicuramente non è assolutamente questa. A sinistra poi io la escludo dopo. In maniera categorica il passaggio a sinistra. Anche se il settore nazionale del nuovo centrodestra non lo escludono. Ma c'è stata l'Assemblea nazionale qualche giorno fa. Lei è stato eletto nella direzione. Sì, sono stato eletto nella direzione nazionale. E devo dire la verità, grazie. Beh, un bel risultato, un bel riconoscimento. Sono quattro. E credo, sì, sono quattro che siamo stati eletti a livello nazionale, quindi credo che sia stato anche un riconoscimento ed un apprezzamento per l'impegno che sin d'ora è stato profuso. Insomma, a livello europeo abbiamo, nonostante tutto, ottenuto un grande risultato, frutto naturalmente di un lavoro, a mio parere, intelligente di squadra che è stato fatto. Guardi, nel corso dell'Assemblea nazionale, alla quale naturalmente io ho partecipato, non ci sono state queste posizioni così, come poterla definire, drastiche rispetto anche a quella che sarà la scelta futura. Si sono stabilite alcune cose. Primo, vale a dire, la necessità di continuare a svolgere all'interno del governo il lavoro prezioso che i nostri ministri stanno facendo, lo vorrei ricordare, in una fase difficile che è stata quella che ha dato vita prima al governo Letta e poi al governo Renzi. Il secondo elemento è stato quello di evidenziare il motivo, la ragione e l'essenza per il quale è nato il nuovo centrodestra, che lo dice tutto, voglio dire, noi siamo il centrodestra, non abbiamo la possibilità e non abbiamo manco la voglia e la volontà di poter andare da qualche altra parte. E Forza Italia come la chiamiamo allora? Ma Forza Italia è naturalmente una forza di sicuramente di centrodestra, ecco perché io credo che escludo sicuramente la possibilità che si possa andare a sinistra. Ma Alfano però, poi con questa sinistra. Mi scusi, Alfano nel suo intervento ha paventato questa possibilità di una fusione con l'UDC. Sì, con le aree moderata, sì. Insomma, questo che vuol con dire? Un nuovo nome, con una nuova cosa, questo certo. Significa che prende le distanze da Forza Italia e anziché diventare, come dire, la costola di Forza Italia, vuole assorbire settori di Forza Italia. Che ci sono settori dentro il nuovo centrodestra, anche in Calabria, onorevole Cappetta, che spingono di più rispetto a lei sul rapporto con Forza Italia, diciamo. In maniera strategica. Sì, ma, voglio dire, cioè, la discussione è aperta, voglio dire, nel senso che non c'è dubbio che rispetto anche alle cose che stanno, le dinamiche che stanno accadendo a livello nazionale e naturalmente anche a livello locale, non ce lo dimentichiamo, io non lo so se l'Emilia Romagna andrà pure al voto, ma la regione Calabria sarà la prima delle regioni che saranno interessate al voto nella prossima competizione elettorale. Questo sta a significare che non c'è dubbio che la discussione è aperta. Ma è aperta nell'alveo della coalizione. Ma questa coalizione di secondo governo, titolo non andremo a sinistra. Questo è il secondo titolo. Ma questa coalizione che ha governato la regione in questo lasso di tempo, secondo lei, è la migliore possibile ed è riproponibile? Io credo che bisogna fare flash è un po' difficile rispondere a questa domanda per flash, nel senso che io sono assolutamente del parere che si è operato bene per tantissimo tempo, per tantissimi mesi, anche per tantissimi anni. D'altra parte il riscontro rispetto alla operatività di una maggioranza la si verifica in occasione dei momenti elettorali. Lo vorrei ricordare che dal 2010 al 2014 tutte le elezioni alle quali ha partecipato la coalizione che ha governato e che governa la regione Calabria, in Calabria è sempre risultata vincente. Io credo che questo sia un segnale importante che va nella direzione che ho appena ipotizzato. Detto questo, non c'è dubbio che gli ultimi mesi, a seguito anche delle vicende extra regionali, extra politiche, sono state caratterizzate anche da qualche negatività, perché è inutile nasconderci, c'è stata qualche negatività che credo abbia offuscato in parte le cose positive che sono state fatte negli altri quattro anni. Questa coalizione prima è stata indicata come, la prosecuzione del modello Reggio, poi è stata indicata come laboratorio, laboratorio italiano. La prima non ha portato bene, la seconda insomma.
Il modello Reggio io credo che sia, come dire, per sintetizzare a proposito di titoli, un qualcosa che è stato più appannaggio degli organi di informazione piuttosto che una cosa vera. Io credo che ci sia ben poco del modello Reggio all'interno della regione Calabria e all'interno delle cose che in questi 4 anni sono state fatte, però voglio dire, accetto anche la provocazione del modello Reggio. Là il modello italiano è cosa diversa, nel senso che noi abbiamo, vorrei ricordarlo, il 2010 ha avuto una coalizione che è risultata maggioranza alle urne, che faceva parte, della quale faceva parte anche l'UDC, che di fatto all'epoca non era nella coalizione di centrodestra, quindi coalizione italiana, perché sta a significare che siamo stati antesignani rispetto anche a quello che è il dibattito dei giorni scorsi, quindi non c'è dubbio che siamo stati da apripista rispetto anche a quello che è stato un vero e proprio modello, che vogliamo continuare naturalmente nella allargato alle altre forze moderate, allargato alle altre forze moderate che condividono. Ma guardi, ci sono una serie di movimenti che si stanno prendendo. Modello Rende, per capirci, il modello Rende ha rappresentato, a mio parere, una pagina importante dalla quale non si può derogare rispetto anche a quelle che sono le prospettive future, nel senso che anche lì si è individuato un candidato che ha evidenziato una sorta di sintesi rispetto anche a quelle che erano le diverse sensibilità presenti sul territorio rendese. Vorrei ricordare il risultato importante di Marcello Mann, che dà l'idea di come la individuazione del miglior candidato possibile possa fare da traino anche rispetto alle forze moderate della coalizione. Io credo che anche in Calabria, ecco perché la necessità, a mio parere, del ricorso all'uso delle primarie, anche in Calabria si potrebbe ipotizzare un modello che, coinvolgendo il candidato a presidente, che possa venire fuori dalla utilizzazione dello strumento delle primarie, possa dar voce alla stragrande maggioranza dei moderati, alla stragrande presenza dei moderati, che a mio parere continua ad essere maggioranza in Calabria e anche nel resto del paese. Però non sfuggiamo a un dato politico, onorevole, che è il seguente. Lei diceva: abbiamo amministrato più o meno bene in questi, nella prima parte, diciamo, della consiliatura, poi è successo quel che è successo. La condanna di Scopelliti, la dimissione di Scopelliti. Lei non sente che la coalizione di centrodestra in questo momento, più che essere rincorsa, deve rincorrere nell'immaginario, diciamo, collettivo calabrese la coalizione opposta? Mi piace questa domanda, mi piace. Potrebbe essere il quarto titolo. No, mi piace. Potrebbe essere il quarto titolo. Non so se lei ha la stessa impressione mia oppure no. Guardi, dottore Velte, le dico subito, a mio parere, invece, quello che dovrà essere fatto o che dovrebbe essere fatto, perché poi naturalmente dipende anche da un insieme di circostanze e anche naturalmente, essendo una coalizione composta da più forze politiche, anche da una condivisione da parte delle forze politiche che fanno parte della coalizione di centrodestra. Io credo che piuttosto che rincorrere la coalizione di centrosinistra, anche perché io non so quale coalizione di centrosinistra dovremmo rincorrere, se è quella che viene dipinta giornalmente agli organi di informazione ed è quella senza pace che di fatto alla quale stiamo assistendo. Però discute, voglio dire. Ma discute, come dire, credo che sia un eufemismo. Discussione, io credo che questa sia un po' una concezione. Siamo arrivati a fine luglio. Una concezione eufemistica. Però. Della cosa. Ma il fatto stesso di avere presentato anche questa proposta di legge alla quale abbiamo fatto prima riferimento la dice lunga rispetto anche a quello che si pensa di fare dall'altra parte, certo. Ma ripeto, non è un problema che mi riguarda, non è un problema che riguarda la coalizione di centrodestra. Io credo che invece sia opportuno, ecco perché ripeto ancora una volta e mi perdoni se lo ripeto, questo concetto delle primarie, sia necessaria una sensibilizzazione del territorio, sia necessaria soprattutto una movimentazione del territorio. Che cosa vuol dire con sensibilizzazione e movimentazione del territorio? Che è opportuno andare sui territori calabresi per rappresentare le cose che sono state fatte, dire da dove siamo partiti, dire che cosa abbiamo realizzato, dire dove siamo arrivati e proporre anche la nostra proposta di governo rispetto anche a quella che è la prossima consiliatura. Guardi, onorevole, dire da dove siamo partiti va bene, quello che abbiamo cominciato a fare, no, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo se fatto. Se andiamo più avanti ma guardi, forse direttore, qualche problema. Guardi, direttore, ma io sono stato il primo a dirlo, che soprattutto negli ultimi mesi si è rischiato di offuscare tutto ciò che di positivo era stato fatto negli ultimi 4 anni, anche perché, fra le altre cose, io credo di essere, e fra l'altro
credo che venga anche riconosciuto, abbastanza leale prima con me stesso e onesto, prima con me stesso e poi con gli altri, quindi con grande onestà sto dicendo che gli ultimi mesi hanno visto appannato l'azione di governo per motivi noti e che è inutile ripetere qui e ribadire, nel senso per una serie di motivazioni extra istituzionali e extra politiche. Detto questo però io credo che sia opportuno evidenziare, e questo lo faremo naturalmente nelle piazze del territorio, l'elenco delle cose fatte bene. L'elenco delle cose fatte bene. Tu hai questo elenco delle cose? Non lo so, sentiamo per esempio un paio di cose che lei ritiene di portare all'attenzione dell'opinione pubblica. Allora, il primo che abbiamo fatto, e credo che sia opportuno dire, abbiamo messo un punto fermo nel settore della sanità, e al di là delle dietrologie e delle strumentalizzazioni che ci stanno pure, voglio dire, in una fase delicata qual è quella che stiamo attraversando, in una fase che è assolutamente prodromica poi all'elezione regionale, bisogna prendere atto che prima non esistevano manco i bilanci e adesso invece c'è certezza del debito, c'è stata la quantificazione, c'è stata la riduzione quasi totale e assoluta del debito pregresso e c'è stata la possibilità di poter reinserire, naturalmente ancora necessita anche di altri aspetti importanti, naturalmente tutto ciò che riguarda il sistema sanitario nella sua interezza. Che non funziona per niente bene, però. No, dottore Verti, no, dobbiamo essere anche onesti. Se noi restiamo nella città, se io taglio i servizi è chiaro che risparmio. Dobbiamo essere onesti anche in questo, voglio dire, nel senso che non si poteva pensare che un sistema sanitario che partiva da deficit importanti, che determinava una serie di anomalie e di disfunzioni presenti sull'intero territorio regionale potesse essere sanato nel giro di poco tempo, perché 3 anni rispetto anche a quelle che erano le disfunzioni e le criticità del sistema sanitario sicuramente non era un tempo sufficiente. Diciamo che si sono create le condizioni perché la prossima consiliatura possa vedere il risvegliarsi di questo sistema sulla base naturalmente di una operazione di bonifica vera e non strumentale che è stata fatta in questi 3 anni. Questo è un argomento che poi in campagna elettorale va scelto. È un argomento bene, che sicuramente non può risolversi. Noi abbiamo qualche idea diversa. Sì, sì, ma voglio dire, ci sta pure, voglio dire. È questa, ma questo è il sale normale della democrazia. Io non credo. Voglio e non penso. Lei doveva essere candidato alle europee, poi ha fatto un passo indietro perché è un uomo di partito. Poi si era detto nei giorni scorsi, probabilmente Giampaolo Chiappetta può essere il candidato proposto al nuovo centrodestra. Lei non ha detto niente, non ha fatto nessuna dichiarazione, è rimasto lì. Ha fatto questo perché conosce i tempi del suo partito o perché conosce le trappole che il suo partito, il partito di cui appartiene, prepara? Così l'ho detta in maniera molto... No, guardi direttore, ha detto bene, io avrei dovuto essere il candidato al Parlamento europeo e fra l'altro lo vorrei ricordare agli immemori che è il gota del partito, a cominciare al segretario nazionale, per finire al presidente Schifani, al coordinatore nazionale Quagliariello, vennero a Cosenza in occasione di una manifestazione del nuovo centrodestra e di fatto sancirono la mia candidatura al Parlamento europeo. Sono ancora europeo. I manifesti attaccati per i muri. Sì, appunto, l'8 febbraio, e fra l'altro naturalmente considerando che io ritenevo e ritengo che l'elezione europea fosse un'elezione importante, particolarmente gravosa negli impegni, non naturalmente avevo già iniziato la campagna Scobelliti elettorale. Ogni volta che veniva sollecitato su questo argomento dicevo, no, io non ho nessuna intenzione di candidarmi alle europee. Vabbè, poi si è visto come ricordi Filippo? Assolutamente. Sì. No, io non sono, no, non mi interessa l'elezione. Io non la volevo toccare questo tasto perché credo che sia un tasto doloroso. Ma io ne voglio parlare. Credo che sia un tasto doloroso. Ma io ne voglio parlare perché è giusto che... Ma io ne parlo. Perché sei un cinico, questa perché è la verità. Io ne non parlo. È vero che sono, no, ma guarda, capisco bene anche la provocazione fatta da due maestri dell'informazione come siete voi, quindi io ci sto pure alla provocazione, non fosse altro per il rapporto di stima che risale ormai insomma un po' di tempo addietro, quindi io ne parlo, non c'è dubbio che per me è stato e continua a essere un tasto doloroso, è inutile nasconderci, nel senso che ero stato come dire, era stata ufficializzata la mia candidatura e io mi ero già iniziato a spendermi per tentare di poter avere un candidato, un rappresentante al Parlamento europeo, e devo dire la verità che i primi riscontri erano abbastanza positivi. Poi si è verificato quello che non si sarebbe dovuto a mio parere verificare, vale a dire la
presa e la consapevolezza di una situazione mutata, nel senso che il presidente Scopelliti ha ritenuto, fra l'altro vorrei ricordare all'epoca Scopelliti era presidente della giunta regionale, ha ritenuto di competere lui al Parlamento europeo, e io da buon soldato, quale sono sempre stato in occasione non solo di questa consiliatura ma anche negli anni in cui ho svolto le funzioni di politico e anche di amministratore, ho ritenuto di fare un passo indietro ritenendo che la candidatura di Scopelliti fosse una candidatura che potesse aggregare meglio, cosa che poi di fatto non è avvenuta. Certo, tu hai detto non c'è la controprova, nel senso che io probabilmente ritenevo che la mia potesse essere una candidatura che univa il partito, che avrebbe potuto aggregare a Reggio, però Scopelliti parla chiaro, molto chiaro. Certo, certo. Sì, 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 ma parla solo di 6.000 voti. Non c'è dubbio, l'ho detto prima, che la candidatura che probabilmente avrebbe potuto determinare grandi entusiasmi, la cosa poi non è stata effettivamente così. Però parlare poi di quello che sarebbe potuto accadere e che invece non è accaduto serve a poco, insomma, rispetto a questa cosa. Vengo all'altra domanda sul futuro. Ma come guardi, mi ha chiamato cinico questo? Io ho parlato, assolutamente. Lei è un giornalista e i giornalisti fanno il loro mestiere, quindi probabilmente cinico, se c'è anche una dose di cinismo ci sta tutto, insomma, non è questo il punto. Per quanto riguarda la candidatura a presidente, io ho detto un poco di tempo addietro, quando ho condiviso l'idea avanzata dal coordinatore regionale del Nuovo Centrodestra, il senatore Gentile, delle primarie, che a mio parere possono essere lo strumento utile per garantire una partecipazione la più democratica possibile sull'intero territorio. E ho detto pure che nel caso in cui dovessero esserci le primarie, io all'interno naturalmente del mio partito, il Nuovo Centrodestra, presenterò la mia candidatura, nel senso che io dirò che sono disponibile. Sono pronto. Nel caso in cui il partito naturalmente dovesse condividerla, di essere pronto naturalmente a sostenermi. Io ho raggiunto il mio obiettivo. Puoi anche chiamarmi cinico, era abbastanza noto che l'onorevole Chiappetta mettesse la sua candidatura alle primarie. Il punto su cui io voglio tornare è un altro, ed è il seguente, che il primo dal quale siamo partiti in questa serie di trasmissioni che sono prodromiche. Mamma mia, come parli bene però. No. Al pane politica che comincia a settembre. La cosentinità. Perfetto. Noi siamo partiti, onorevole Chiappetta, nella prima intervista che facemmo, con una cosa che noi ritenevamo e riteniamo normale. Cioè a dire, è tempo che la provincia più grande della Calabria, sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, abbia un candidato. Perché è passato troppo tempo a nostro avviso, e non lo facciamo assolutamente per motivi di campanile, visto che la televisione è vista assai in tutta la regione, ma per un motivo di analisi politica semplice, possa esprimere il candidato. Lei la condivide questo nostro punto di partenza? Le fornisco io, non so se il quinto o il sesto titolo, sono d'accordo per la cosentinità. Perfetto. E glielo dico non per una concezione campanilistica della cosa pubblica. Io sono sempre stato un convinto assertore che il consigliere regionale, pur essendo espressione di una provincia, espressione di un territorio, non può non considerarsi consigliere dell'intera regione Calabria. Io sono a favore della cosentinità, non fosse altro perché la provincia di Cosenza tutta ha avuto delle penalizzazioni negli ultimi passati, vuol dire da un poco di anni a questa 15, parte, diciamo, e credo che ci siano adesso le condizioni perché rivendichi con orgoglio e con ferma determinazione la possibilità di poter esprimere un candidato alla presidenza della Regione Calabria. Non solo naturalmente per questioni geografiche, lo vorrei ricordare, la provincia più ampia di tutto il territorio calabrese, ma anche e soprattutto per le motivazioni alle quali ho fatto prima riferimento. Vi è stata nei passati una penalizzazione che credo debba essere compensata da una possibilità di espressione di una figura che poi possa avere tutte le caratteristiche di autorevolezza, di credibilità, di storia, di competenza e di professionalità, e particolare non trascurabile, perché probabilmente queste cose le trascuriamo ma dovrebbero essere sempre presenti, di onestà, di correttezza comportamentale e di etica che non guastano in una fase quale è quella che stiamo attraversando. Dobbiamo andare alla pubblicità? E mandiamo la pubblicità. Tu che dici? Sì. La dobbiamo mandare? Sì, esatto. Sei rimasto soddisfatto da questa...
No, poi lo riprendiamo perché c'è un punto che riguarda, che poi i cosentini però devono vincere le primarie, quello è il punto. Lo riprendiamo dopo. Tra poco. Ah, ti fa fotografia. Allora, torniamo in diretta. Torniamo, la cosentinità, no, la cosentinità va bene, però poi i cosentini devono vincere innanzitutto le primarie. Se si fanno, sì. Allora, quella del centro-sinistra, diciamo che si fanno, anche se non lo sappiamo, diciamo. Anche c'è lì c'è un punto interrogativo. Assolutamente, due punti interrogativi. C'è un cosentino contro un vibonese e un lametino. E nel centro-destra, secondo me, potrebbe esserci invece una battaglia tutta interna quasi a Cosenza, tranne forse la Ferro che è di Catanzaro. Ma io credo da Reggio non vedo candidati in arrivo. Ma allo Stato quantomeno non hanno espresso questa possibilità fino a questo momento, ripeto, non sappiamo manco se riusciamo poi a farle queste primarie, quindi ancora non lo sappiamo, ma non c'è dubbio che allo Stato potrebbe essere, parliamo sempre col condizionale, una competizione interna a due territori ben definiti, sì, che potrebbe essere il territorio cosentino e il territorio catanzarese, ma questo voglio dire, potrebbe starci tutto, insomma, no? Che ben vengano. Sono primarie di coalizione, quindi questo sta a significare che naturalmente all'interno della coalizione le diverse forze politiche che compongono la coalizione potrebbero naturalmente esprimere compiutamente un loro candidato che, ripeto, a mio parere non può non avere le caratteristiche e le connotazioni alle quali ho fatto prima riferimento. Allora, tu ti faccio una domanda, la faccio a te. Siamo già al sesto titolo. Siamo al quarto o quinto titolo? Quinto titolo, ti faccio una domanda, cioè se c'è questo comune sentire di cui parlava anche Giampaolo Chiappetta, quindi cosentini che vogliono in qualche modo contare di più, vogliono esprimere il presidente, se questi lo sceglie il centrodestra e non il centrosinistra, è possibile che anche quelli di centrosinistra votino il candidato cosentino di centrodestra e viceversa? Ti pare sì, possibile? Secondo me sarà possibile. Eh? Sì, secondo me sarà possibile. Credo che ci sia un sentire che sta venendo fuori, io lo avverto parlando con le persone, anche di diverso schieramento politico o di nessuno schieramento politico, che avvertono come da troppo tempo, per i motivi e per le cose che ha detto poc'anzi l'onorevole Chiappetta, ci sia stata una penalizzazione troppo forte di questa provincia. Questa è una mia opinione, poi la vedremo con ma guardi, posso aggiungere una cosa rispetto a questa considerazione del dottore Veltri, che l'avverto pure io. Io di fatto non ho mai smesso di fare campagna elettorale, di essere presente sul territorio, già da quando 4 anni fa sono stato eletto, io da subito mi sono messo in macchina perché credo di essere abbastanza presente e attivo sul territorio. L'avverto ancora di più in questa fase e in aggiunta a questa considerazione che avverto pure io sul territorio, quantomeno della provincia di Cosenza, avverto anche un altro comune sentire, che è quello, una voglia, nonostante la politica in questo momento non se la passi molto bene, di partecipazione diretta da parte della gente. Anche questa la dice lunga sulla possibilità che, a mio parere, le forze politiche dovrebbero assumere come per l'uso delle primarie, che darebbe la possibilità a tanta gente di poter esprimere il proprio pensiero. Avverto l'una e l'altra cosa. Certo, che questa storia, adesso è introdotto un altro argomento, questa storia delle liste. Sarà difficile comporre le liste, perché si è ridotto il numero di consiglieri. Sono calati meno 20 consiglieri regionali. 30 consiglieri regionali. Dico 30 consiglieri regionali. Tieni conto che una lista va composta tenendo conto degli uscenti, che in qualche modo, quelli che almeno hanno voglia di riproporre la candidatura, il posto in lista ce l'avranno. Poi c'è la presenza, per garantire la preferenza di genere, quindi... Che non c'è nella legge elettorale. Però mi pare che sia una cosa ormai, insomma, sono due o tre candidate ci stanno dentro. Poi devi tener conto delle esperienze territoriali, perché mica può solo una città capoluogo prendersi tutti i candidati. E
come farla a comporre questa? Ci sarà una difficoltà. Questo è un argomento del quale se ne parla qualche mese prima della campagna elettorale, nel senso che naturalmente se noi andassimo... Cioè a settembre ne parliamo. No, voglio dire un'altra cosa. Se noi andassimo a ritroso a vedere le trasmissioni prima del 2010, prima del 2005, vedremmo che anche questo problema della composizione delle liste avrà occupato, secondo me, i talk show di qualche anno fa. Poi quando arriva il momento della composizione delle liste ci sarà sicuramente problemi di sovrabbondanza e non problemi di mancanza. No, di mancanza, io parlavo di sovrabbondanza, dico c'è tanta gente che aspira. Sì, è vero, questo è tanta vero. Gente sì, a cui sì, è stato detto sì, non sì, ti sì. preoccupare che sì, sarai sì, candidato, no, come dice, io questo c'è difficoltà, dico, no, considerando che c'è i famosi c'è la folla. In campo, ci sarà sicuramente la folla, ma questo secondo me è un segnale importante, voglio dire, nel senso che di partecipazione. Quindi Filippo si può candidare. E perché no? Avremmo la possibilità. Perché non ti candidi? A presidente. Glielo dobbiamo dire. Magari si potrebbe fare un ticket. Al nostro amico Morra lo dobbiamo dire. Lei su 5 Stelle, la sua era un gancio per la domanda mia successiva. Abbiamo avuto ospite fra gli altri il senatore Morra. Sì. Secondo me sia centrosinistra sia centrodestra un po' li state sottovalutando. In Calabria sto parlando, dove hanno perso alle europee, però mantengono un radicamento molto forte. Sì, ma non c'è dubbio, anche se questa è una elezione un poco diversa, nel senso che si individua un candidato a presidente, quindi bisogna cominciare ad avere anche... Loro online lo individueranno. No, ma al di là di questo, io dico nel momento stesso in cui poi si scenderà in campo, è certo che naturalmente si dovrà fare riferimento anche nel caso dei 5 Stelle ad un candidato a presidente che naturalmente deve poter raccogliere il gradimento di coloro i quali si identificano alle posizioni del Movimento 5 Stelle, questo è già un primo elemento. Poi l'altro elemento è rappresentato anche dalla composizione delle liste. Io leggo, ma così per come sono certo leggiate pure voi, i contrasti che a livello calabrese sono presenti all'interno del movimento e sono fisiologici, voglio dire, io non mi meraviglio assolutamente di questo, lo dico perché naturalmente io per natura non sono abituato a sottovalutare nessuno, io li considero per quello che sono, un movimento che sta raccogliendo consensi importanti a livello di paese e quindi anche a livello di Calabria, e bisogna considerarli per quelli che sono. Certo, poi naturalmente il discorso anche qui sarebbe lungo se ci attardassimo a parlare di quello che concretamente possono esprimere o hanno espresso sino a questo momento, ma questo è un altro discorso che naturalmente... Guardi, io credo che questa sia forse la campagna elettorale, la stagione elettorale più difficile della storia della Calabria, per una serie di motivi. Filippo, sei d'accordo? Ci sono 20 anni di fallimento di regionalismo. Quindi bisogna capire. Io dico 20 anni, diciamo, anche io dico, e lui mi accusa, poi adesso sentirà che quando io finirò di dire questa cosa lui partirà con questa. Che musica, onorevole mio, la sento da mesi. Allora, io dico, chi si candida a governare la regione deve essere chiaro e dire io intendo mettere in campo queste forze per raggiungere questi risultati. Perché Giannini, scusa? Altrimenti non va a votare, glielo dico. No, se non mi convincerà il modo di approcciarsi ai problemi, e se il candidato o la forza politica non mi dirà guarda che in 3-4 mesi interveniamo in questo settore e per raggiungere questo obiettivo, io non vado a votare. Cioè, è un mio modo di... Tanto piacere. Non vado a votare. Perfetto. Sarà un voto perso, vabbè, pazienza. Però se non... Il punto è capire perché è fallito questo regionalismo negli ultimi 20-25 anni. Io ho messo 20 anni perché io metto il nisticò, la coda che c'è stata con quell'anno e mezzo di governo di centrosinistra che aveva perso le elezioni, invece governò lo stesso con Papameduri, e poi dopodiché nisticò, poi Chiaravallotti, poi Caligiuri, Poloiero, poi adesso Scopelliti. Al di là poi dei risultati che ognuno può rivendicare, positivi, mezzi positivi, testimoniano che c'è stato un valore. La regione non è cresciuta affatto. Che io in queste nostre discussioni, onorevole, non riesco a capire bene da che cosa dipende.
Perché tutti i vari presidenti di colore opposti si sono trovati di fronte come una sorta di muro di Berlino rinnovato che non sono riusciti a sfondare? Io ho fatto l'assessore regionale un poco di anni fa. E la, ho fatto per pochissimo tempo perché tra l'altro poi lavorava troppo, quindi non mi hanno consentito di proseguire l'esperienza assessorile. Però l'ho fatto. Non ha invitato Albertazzi, non ha fatto, no, ho fatto un po' qualcosa, di iniziative, ho fatto un po' qualcosa, di iniziative sul libro ho fatto qualcosa di importante neonati, all'epoca, no, l'ho fatto solo, nato, l'ho fatto solo, ho fatto solo per 11 anni, non mi porta su questo terreno della provocazione. No, no, io non sto, dico non ha fatto quasi. Lei che mi conosce cose. Bene sa che io alcune volte faccio finta di non sentire quelle che sono naturalmente le sue provocazioni, intelligentissime tra l'altro. No? Io l'ho detto prima, io sono un uomo di partito e fino in fondo difendo naturalmente l'azione. Magna Grecia Festival non l'ha fatto, quindi ma fallo, fai finire, no, gli dico finire. No, perché lo volevo dire rispetto a quello che ha detto giustamente. No, ma giusto il dottore per dire Redi, Magna Grecia Festival, non vado, voglio dire, non vado fuori tema, non vado fuori tema, nel senso che vorrei partire da questa esperienza sinteticamente per dire che pur avendolo fatto per soli 11 mesi, un poco di anni addietro, credo, perché fra l'altro credo che sia anche abbastanza riconosciuto, di aver portato a casa dei calabresi, dei risultati importanti in una fase in cui interessarsi di culture, di università e di pubblica istruzione, così come, come me ne sono interessato io negli anni 2000, era una sorta di penalizzazione mentale. Assolutamente. Nel senso che la cultura, il 2000, veniva considerata come un assessorato, l'assessorato della cultura di serie veniva B. Di serie Z, di serie Z. Poi è stato rivalutato, probabilmente anche a seguito di quei miei 11 mesi di gestione assessorile. In quegli 11 mesi ho avuto la possibilità di portare dei risultati importanti, ripeto, riconosciuti dalla stragrande maggioranza della popolazione calabrese, perché sono riuscito a stabilire una interlocuzione importante, io direi anche quasi una sorta di contrapposizione, fra il potere politico rappresentato dal sottoscritto e il potere burocratico rappresentato dal tecnicismo presente all'interno della regione Calabria. Sesto titolo. Che a mio parere ha rappresentato e continua a rappresentare una sorta di grossa palla di piombo al piede con una catena altrettanto grossa che impedisce nel caso in cui uno abbia voglia di poter fare qualcosa di importante, e ce n'è tanta gente che vuole impegnarsi per fare qualcosa di importante, impedisce concretamente e di fatto l'evolversi in positivo della situazione. Che cosa voglio dire rispetto a questa cosa? Che un presidente di regione, un candidato a presidente di regione, che debba richiedere, avendo autorevolezza, competenza e professionalità, il consenso e il gradimento sulla sua persona, non può prescindere da che cosa intende fare rispetto alla burocrazia regionale, perché l'acce e l'acciuoli che sono presenti nella burocrazia regionale di fatto frenano non solo le procedure rispetto alle quali c'è una evidente macchinosità, ma frenano lo sviluppo del territorio regionale. E poi la Regione, dottor Verti, si deve riappropriare di quello che è il suo ruolo, che è quello di programmazione e di non controllo, di gestione. E non di gestione. E posso... Quindi il potere burocratico, riassumo, è uno dei motivi forse palla al piede. Sì, e poi ci sono tutta una serie di altre... ma il potere burocratico... ma poi ci sono tutta una serie di altre situazioni. Sì, 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 anche altri orpelli ci sono. Anche il modo con il quale si ottiene il consenso. Guarda, forse, io sono d'accordo con te, gli ultimi 20 anni, e stavo pensando, mentre tu raccontavi questo, questa escalation di aspettative non soddisfatte o non rispettate, parlo delle aspettative della gente, e mi piace raffigurare la Calabria negli ultimi 20 anni, per esempio, con la tratta ferroviaria ionica che collega per esempio Cosenza a Sibari. Ecco, 50 anni fa quella immagine rappresentava la Calabria, a distanza di 50 anni siamo ancora lì a ripetere le stesse cose. Quella graficamente, sai, questa strada ferrata, per dire che a livello infrastrutturale non è cresciuto nulla, questa regione non si è attrezzata. A livello, forse addirittura peggiorata. E questo se parla dei treni è peggiorata sicuramente. Tutta una serie di cose che non sono riusciti a risolvere, di problemi che non sono stati risolti. Non so, non credo per mancanza di volontà, ma proprio perché c'è questa difficoltà di incidere.
questa vischiosità. Non si riesce ad incidere. Allora, forse penso, ma puoi vedere che è una regione, chi ce l'ha detto, una regione ingovernabile? Qualcuno che è stato ospite a noi, adesso non ricordo. Quasi tutto. Dice una regione ingovernabile. Allora, chiudiamo. Io feci un'intervista al presidente emerito della Repubblica Cossiga, il quale a un certo punto mi disse in maniera provocatoria: voi volete risolvere i problemi della Calabria? Allora, fate così, date le chiavi della gestione all'Andrangheta, andate via per un po' di tempo, ve la rimettono a posto e poi tornate. È una provocazione terribile, è una cosa terribile. Non però, commentabile. No, però capito, cioè che immagini. No, ma questa ti dà l'idea di che cosa pensano gli altri di noi. È un problema questo del presidente Cossiga, che io fra l'altro stimavo e continuo a stimare, al di là di queste provocazioni che naturalmente non mi trovano assolutamente d'accordo. Io credo che il problema della Calabria sia soprattutto dei calabresi, e nessuno ce lo risolve se non assolutamente noi calabresi, perché al di fuori della Calabria siamo visti così come ci ha visto il presidente Cossiga, che è una cosa terribile. Io non la sopporto più questo marchio. Io amo dire che ognuno di noi deve riappropriarsi dello status giuridico, non di ciò che rappresenta, ma di cittadino calabrese, perché dobbiamo rivendicare con fermezza, con orgoglio e con dignità lo status giuridico di cittadino calabrese. Noi abbiamo inderogabile necessità che ci sia una presa di coscienza e una consapevolezza, perché alle prossime elezioni il candidato a governatore e i candidati a consigliere regionale possono avere le caratteristiche che la stragrande maggioranza dei calabresi richiede, perché altrimenti è l'ultima occasione. Io credo questa, credo che sia l'ultima occasione che ci viene concessa. Io le volevo fare una domanda: dentro il suo partito conta di più l'asse Chiappetta Gentile o l'asse Scopelliti? Guardi, anche in questo voglio dire, sorrido io quando mi si fa questa domanda, perché non è il solo che fa questa domanda. Io ripeto, ho detto anche una volta, mi piace ribadirlo, sono un uomo di partito. Senatore Gentile in questo momento è il coordinatore regionale del nuovo centrodestra, è persona autorevole a livello nazionale, quindi al di là degli assi che naturalmente ingolfano la immaginazione dei giornalisti e anche degli organi di informazione, si stanno faticosamente recuperando le conflittualità che pure ci sono state e che sono state determinate anche e soprattutto incontro romano, anche un soprattutto po' di dialogo, dalla un po' competizione, dalla competizione elettorale europea. Io credo che in questo momento si debba avere a cuore le sorti del territorio e si debba cercare di trovare una soluzione rispetto a quelle che sono le problematiche dello stesso territorio. In questa fase naturalmente NCD non può non pensare a quelle che sono le priorità, e le priorità sono quelle che, delle quali abbiamo discusso piacevolmente e, se mi consentite, anche amichevolmente in questa quasi ora di trasmissione, perché credo che solo così facendo si possono ricreare le condizioni dello stare insieme. Senta, nelle elezioni europee l'ha votata Scopelliti così? Io sì l'ho votato. Quindi sei stato smentito? Io non l'ho mai pensato, ci sono i voti di preferenza che ha preso Scopelliti a Cosenza, Catanzaro e Reggio. Lì è il punto su cui forse bisognerebbe discutere, del perché così pochi voti presi a Catanzaro, Reggio, Cosenza, in tre situazioni diverse. Quello è il voto. Al di là, poi su chi ha votato non lo volete appetti, quello è il voto singolo. Ma al di là del comportamento del partito, mi pare che evidentemente la gente ha giudicato insufficiente l'azione di governo. Di cui lui è stato. No, io credo non che. Credo, no. Io non credo, ah, che questo, non credo. No, ma anche che io. Scusi. No. E che cos'è? A chi lo chiede? A me o al dottore? No, prima rispondelo. No, è mio Simo, io se lo chiedo al dottore Verdi, anche perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda e quindi può benissimo. Non credo che ci sia stato un voto, c'è stato un voto là, io ritengo, sulla persona e sul modo col quale è stata poi costruita quella candidatura, che è arrivata dopo poche settimane una condanna, e quindi lì è stato come una sorta di prevaricazione. Così la leggo io. Secondo me la regione non c'è. Non è stato un referendum pro attività regionale o contro l'attività regionale. Io credo che sia stato un voto sulla persona, e la gente ha individuato il mezzo probabilmente migliore per poter dire la sua, e ha detto la sua. Io dico la mia, cioè dico la mia. Un regolamento interno al partito.
guarda che fai troppo forte un partito che le cui proporzioni sono quelle. Il regolamento nei numeri, nelle proporzioni. Perché ci sono stati dei problemi di divisione dentro il centrodestra. Perché devi fare questa, devi... Vabbè, qui ci sono tre letture. Una lettura di una guerra interna dentro Nuova Centrodestra che avrebbe provocato così pochi voti a Cosenza, Catanzaro e Reggio. È un segnale, un bel segnale, poteva essere, no? Poi una lettura di Cirillo Pappa. Non è questo. Ha preso pochi voti, un referendum pro o contro l'attività della regione, un voto sul modo col quale è maturata la candidatura. Punto. Forse tutte e tre le cose assieme, ma mettiamo una quarta cosa. Mettiamo una quarta cosa, del tipo Scopelliti adesso non c'è più, non può darmi più nulla, quindi voglio dire. Siccome in Calabria funziona anche così. Rientra nelle prime tre sfere che abbiamo così. Toccato. Rientra nelle prime tre sfere. La quarta la possiamo escludere. Però voglio dire, al di là della battuta, ci sono differenze di linea, almeno nazionale, fra la posizione di Quagliariello, certo, alla quale lei fa riferimento, certo, quella di Lupe alla quale invece fa riferimento Scopelliti, cioè ci sono delle differenze politiche. No, ci sono non delle differenze, divisioni, ho detto differenze guardi, politiche. Ci sono delle differenze che stanno formando oggetto di una discussione ampia anche a livello nazionale. Appunto. È chiaro che come quando è accaduto nel PDL, nel momento stesso in cui poi si è ritenuto di assumere una scelta, ognuno ha ritenuto la scelta che ha deciso in cuor suo e secondo la propria coscienza di assumere. Nel caso in cui dovesse accadere anche a livello di Nuovo Centrodestra di dover fare da qui a breve o da qui a non breve delle scelte, è chiaro che naturalmente ciascuno risponderà alla propria coscienza e al proprio elettorato delle scelte che andrà ad assumere. In questo momento siamo ben radicati, ben piantati, per quello che mi riguarda ancora di più, nell'ambito della coalizione di centrodestra, e io non vedo all'orizzonte motivazioni diverse perché si debba abbandonare questo campo. Nel caso in cui a livello nazionale dovesse prevalere una linea diversa rispetto a quella che è la mia posizione politica, io mi regolerò di conseguenza. Bene, noi dobbiamo... Il punto è il rapporto con Forza Italia, però. Più che il trasmigrare in altre coalizioni, il punto è l'accentuazione nel rapporto con Forza Italia. Sì, anche di questo si sta parlando a livello nazionale, anche all'interno di Forza Italia si sta parlando in questo modo, perché naturalmente anche a livello di Forza Italia vi sono delle posizioni un poco diverse. Naturalmente anche questo è prodromica, per usare lo stesso termine che ha usato prima lei, alle competizioni elettorali regionali, quindi credo che ci sia tutto, anche questa vivacità di dibattito ci sta tutto a qualche mese dalle elezioni. Qualche esponente anche in vista del Nuovo Centrodestra calabrese potrebbe trasmigrare nei prossimi giorni in Forza Italia, questo me l'ha detto lui, io non lo sapevo. Sì, sono voci molto... lo commenteremo quando ciò avverrà. Non ha di questi... No, io no, non ho elementi. No? No, assolutamente. Il gruppo l'ha riunito, avete parlato, tutti i compagni. Ma il gruppo ormai, di fatto, il consiglio è sciolto, il 5 giugno, quindi voglio dire, insomma, fra l'altro ci sono anche le occasioni per parlarne in occasione dei lavori del consiglio. Ma con la Santelli vi siete visti, diciamo, a livello di partito, di... So che si sono sentiti, si sono visti, si stanno vedendo. Galati si è lamentato oggi, addirittura dice, ma la Santelli che fine ha fatto, diciamo, che è del suo partito? Questo non glielo so dire. So che per quello che riguarda i rapporti fra Gentile e la Santelli si sono visti la settimana scorsa, credo che si vedranno anche in questa settimana, che naturalmente io sono del parere che si voterà a novembre, quindi voglio dire, le elezioni sono dietro l'angolo. E anche Trematerra. Sì, con Trematerra, sì, il rapporto è ancora più costante, non fosse altro anche per questa costituente alla quale si vuole dar vita a livello nazionale, fatta naturalmente nel CD, UDC, Popolari e parte di Scelta Civica. Una buona giornata, una grazie, buona estate. Grazie, lo stesso. Grazie. Questa volta davvero abbiamo dato 6 titoli, questa volta a settembre, titolo, pane e politica. Che cosa ti... Il titolo io sono in lizza, mi candido alle primarie, sono per le primarie, il candidato deve essere di Cosenza. Sono già dati 4, adesso basta. No, questo mi convinco. Mica posso lavorare per te. No, mi convincono queste cose. Allora, noi ci vediamo subito dopo la pausa estiva, tranne
dovesse verificarsi qualcosa. Usiamo la stessa formula che si usa per il Consiglio regionale, tranne pratiche indifferibili e urgenti. Perfetto. Questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta. Allora, siccome c'è questa cosa del PD, delle pratiche indifferibili e urgenti, del PD diciamo, che va, il PD basta, l'abbiamo parlato 200 volte. Ho capito, ma le firme vanno a presentare, insomma, c'è tutta la fase, quindi può darsi. Può darsi. Però quasi sicuramente no. Può darsi che avremo la possibilità di avere qualche altra, no? Ora a disposizione del palinsesto. Una buona serata. Arrivederci. Arrivederci.